Ciao ragazzi, this is Jyotsna. Welcome to my channel. And today we'll be studying I verbi irregolari nel presente indicativo. So today we'll be studying the irregular verbs in the present indicative. So let's get started. Okay, so the list of verbs that we'll be covering today is dare, sapere, stare, uscire, bere, dire, dare, sedere, rimanere, spegnere, giocare, pagare. So let's see the conjugation of these verbs. Dare. Dare means to give. So io do, tu dai, lui le dà, noi diamo, voi date, loro danno. Sapere. Sapere is to know. Io so, tu sai, lui le sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Stare. Stare is to be. Like we say, come stai? Sto bene. So the conjugation is io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Prossimo. Uscire. Uscire means to go out. Io esco, tu esci, lui lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. Next, bere. So who likes to bere? I like to bere. Bere is to drink. So the conjugation goes like this. Io bevo, tu bevi, lui lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Dire. Dire is to say. Io dico, tu dici, lui lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Fare. Fare is to do. So the conjugation is io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Sedere. Sedere is to sit. And the conjugation is io siedo, tu siedi, lui lei siede, noi sediamo, voi sedete, loro siedono. Next, rimanere. Rimanere, the conjugation is io rimango, tu rimani, lui lei rimane. Noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono. Spegnere. Spegnere, the conjugation is io spengo, tu spegni, lui lei spegne, noi spegniamo, voi spegnete, loro spengono. Giocare. Giocare is to play. So io gioco, tu giochi, lui lei gioca, noi giochiamo, voi giocate, loro giocano. Pagare. Pagare is to pay. Io pago, tu paghi, lui lei paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano. So that's the conjugation for the irregular verbs for today. And now we'll be moving on to certain examples so that will help us understand a little bit better how these verbs can be used. So try to practice it and try to go online and search more information on these irregular verbs. Now, let's take an example. Cosa fai stasera? Cosa tu fai stasera? And the hint is uscire con Paolo. So the answer would be esco con Paolo. Io esco con Paolo. Next. Allora, esci con noi sabato sera? No. Hint is no, rimanere a casa. So you have to identify the verb. The verb is esci, tu esci. So the answer would be io. Io rimango. No, io rimango a casa. Cosa fanno Rima ed I suoi amici? And the hint is giocare a carte. So cosa fanno Rima ed I suoi amici? Loro fanno. Loro giocano a carte. Next. Perché dite questa cosa? And the hint is perché sapere la verità. So, perché voi dite questa cosa? Perché noi sappiamo la verità. Next. Come stanno I tuoi genitori? And the hint is stare molto bene. So, come stanno I tuoi genitori? Loro stanno molto bene. Adesso che Dino sa tutto, cosa pensa di fare? And the answer is dire tutto a tua moglie. So the verb is
cosa pensa di fare? Dico tutto a tua moglie. Okay, so I hope this has helped you a little, and in case of any doubts or questions, you can write me an email. My email address is as below. It's jyotsnabhatia2019@gmail.com. So that's all for today. Ciao, arrivederci, buona giornata.